Nessun accordo 27 per modificare i trattati rafforzando la governance economica dell'Unione. I leader europei riuniti per tutta la notte a Bruxelles stanno ora lavorando a un'intesa, almeno tra i 17 paesi dell'Eurozona, a impedire l'accordo allargato a tutta l'Unione Europea alla posizione assunta dal Regno Unito. Come sapete, dice il presidente francese Nicolas Sarkozy, avremmo preferito una riforma dei trattati a 27. Ciò non è stato possibile tenuto conto della posizione dei nostri amici britannici. Verrà dunque fatto un trattato intergovernativo a 17 aperto a tutti coloro che vorranno unirsi a noi. Londra ha chiesto all'Europa una maggiore tutela della propria posizione economica, condizioni giudicate inaccettabili da Germania e Francia. È stato intanto deciso che sarà la Banca Centrale Europea a gestire il Fondo Salva Stati, come proposto dal presidente della BCE, Mario Draghi.